Ciao Dani. Allora, tu praticamente arriverai a tavola parata, diciamo in questa maniera, però devi venire a conoscenza di quello che c'è dietro tutta la festa di stasera. Tu stamattina ti sei laureato, sei stato bravo in tutto quanto, però ti posso assicurare che noi siamo state brave anche. Adesso ti faremo un pochettino vedere quello che sta succedendo qui. Scendi di panico, come si suol dire, noi siamo in giro, io personalmente dalle 4:20, quindi sono le 7:05 precisamente, mancano 3 ore e qualcosa al tuo arrivo. Ora ti faccio vedere come procede la situazione. Riconosci questo divano? Riconosci queste persone? Questa è Franceschina che mi vuole dare da mangiare il savoiardo, ma io sinceramente non lo voglio, anche se non mi sento bene. Questa è Carmelina che sta preparando il tiramisù. Serviamo il tiramisù? Perché tu ovviamente lo serverai qua. Sì, le mani lavate. Avevi toccato whisky? Non credo, Carmela, non penso proprio. Questa è la cremina, se non mi ricordo. Queste sono le melanzane che tu tanto ami. Ora andiamo da Marco che si sta dando un grande affare. Dominato la prostituzione in Italia. Cioè, fai un saluto a Danilo. Guarda quello là, guarda quello là. Fai un saluto a Danilo. Quello là. Studio aperto. Sulla forbice dei prezzi. Per una prestazione si va dai 30 euro per strada. 30 euro di prestazione. Marco, ti faccio vedere. Adesso sta poltrendo, però prima in realtà ha fatto un bel lavoro. Ovvero, ha pulito il balcone dove stasera mangeremo. Qui c'è Rosaria che adesso sta girando il riso. Io. E qui ovviamente non poteva mancare mamma Luna in cucina, che come vedi sta provando il riso. Luna, come va il riso? Io sono a 2 minuti. Qui abbiamo le uova. Qui abbiamo le uova che si stanno per rompere. Lì abbiamo tanto sugo. Ecco qui. Ancora c'è da dire che non siamo nel bel mezzo della situazione. Ancora vanno preparate molte cose. Vedi Carmelina che si lecca le dita e dopo la sua saliva finirà in tutte le porzioni. Ho finito. No, ha finito. Io le voglio. Franceschina prova abusivamente il tutto. Ah, guarda che belle scene familiari proprio. Ah. A posto? Ancora? A posto? Io no, ti ringrazio, guarda. Comunque, nell'attesa del tuo arrivo, cioè del nostro rapimento, ti salutiamo e ci sentiamo più tardi. Ciao!